Siamo con Donatello Florio, direttore della locanda del vecchio borgo Avacri, questa località nel cuore dell'Abruzzo, vicino al mare, alla montagna. Ci racconta un po' di questa struttura. Sì, allora, salve a tutti. La locanda nasce proprio, come dicevi, a pochi chilometri da mare e montagna. È un vecchio asilo comunale ristrutturato nel 2007. Ospitiamo 5 camere con una capienza di 20 posti letto massimo. Offriamo ai nostri clienti la possibilità di visitare l'Abruzzo che ospita. Siamo vicini alla montagna, a circa 18 km al mare, una decina di chilometri. Il cliente, quando arriva qui, viene guidato passo passo per tutte le escursioni e tutto quello che insomma, la nostra regione offre. A parte le escursioni, anche una buona cucina e un ottimo vino. La montagna ce l'abbiamo qui alle nostre spalle. Uno splendido scenario della Maiella, che anche nel ciclismo è ben conosciuta. Sì, infatti sono buone queste manifestazioni che danno la possibilità, ecco appunto, anche alla nostra regione di essere messa un po', tra virgolette, diciamo, in vetrina. Anche qui si pratica molto il ciclismo, abbiamo anche un'area che va dal mare alla montagna su un fiume, il fiume Foro, che adesso stiamo cercando di rivalorizzare e rivalutare insieme ad altre attività e ad altre associazioni presenti sul territorio. Speriamo di dar vita ad una bella realtà di pista ciclabile, non su strada, perché lì siamo sul fiume, quindi più per quanto riguarda un discorso di mountain bike, però i progetti sono tanti e speriamo di riuscire a portarli tutti a termine. La vostra clientela è di tipo internazionale? Sì. E con che tipo di escursioni organizzate? La nostra clientela è prettamente straniera, estera, diciamo, in determinati periodi nell'anno. Gli italiani li abbiamo più nella fascia estiva, quando c'è la vacanza in Italia, quindi ospitiamo di più verso giugno, luglio, agosto. Le escursioni spaziano dal mare alla montagna, diciamo, abbiamo anche qui a pochi chilometri la bellissima costa dei Trabocchi, dove anche Gabriele D'Annunzio scrisse svariati versetti poesie, o abbiamo proprio qui la Maiella, abbiamo parecchi eremi da visitare, ma anche non mancano laghi, fiumi, boschi, cascate, insomma c'è tutto da vedere. Per finire, invitiamo tutti a visitare e a venire a soggiornare nella sua struttura. Esatto, vi aspettiamo così per farvi vivere al meglio l'Abruzzo verde, che è bello presente qui e vi aspetta.